Va ragazzi, qua Max, oggi mi caso ci sono da solo e ho l'onore di presentarvi finalmente l'unboxing della tanto attesa GoPro. Ma come funziona? Ok, ho capito. Credo. Come si fa adesso? No, vabbè, no, ma non può essere così difficile. Ce l'ho fatta! Sei incollato al tavolo, non... Mio Dio, oh, non si toglie! Si è incollato... Ah, ti prego, apriti. Apriti, Sedano. Si è incollato al tavolo! Potete a fare, ragazzi! Qua Max, non ci mi caso, sono da solo e sono qui a presentare questo primo video con la GoPro, che però non è un unboxing, o meglio, è un unboxing un po' fail, perché infatti, come potete ben vedere, adesso c'è veramente un macello allucinante. Io non sto registrando lo stesso giorno in cui ho fatto l'unboxing, perché? Perché ragazzi, per aprire la GoPro ci ho messo tipo un'ora e mezza, ma soprattutto di chi è la colpa? Di questo aggeggio, che come vedete, e di questi altri quattro piccoli aggeggi, se possiamo così chiamarli, che sono, o meglio, che erano strappiccicosi della serie, che tipo ogni volta che appoggiavo appunto la GoPro con il suo supporto, che era quello sul tavolo, mi si incollava. E poi è successa una cosa abbastanza tattica, perché io mentre appunto facevo questo unboxing avevo la scatola della GoPro rivolta in questo modo. Ma se l'avessi girata, cosa sarebbe successo? Avrei visto che appunto qua c'erano le istruzioni per aprirla facilmente e non ci avrei messo così tanto. Comunque ragazzi, oggi sono qui per farvi questo video veloce, nella quale volevo ovviamente ringraziare, perché infatti con questa GoPro farò moltissimi video che appunto ovviamente caricherò su YouTube, che saranno, come ho già detto, moltissimi vlog. Poi ragazzi, cercherò anche di sostituire, come potete ben vedere, la GoPro alla mia webcam, alla mia facecam attuale, che come sappiamo a volte ha le sue cose, quindi a volte funziona, a volte no. E poi ovviamente perché l'ho comprata, oltre che a farci vlog, perché vi porterò dei video che saranno speciali relativi a FIFA, ma anche dei video non speciali, quale quello del punto relativo allo speciale dei 50.000 iscritti. Che ragazzi, vi devo dire una cosa, subito facciamo una ripresa statica, subirà un ulteriore cambiamento, questo perché, anzi, facciamo la mia panoramica alla mia camera, che sta in disordine, perché ragazzi, Marco Sinci 58 è un idiota. E cosa è successo? Nessuno è partito, e così facendo cosa fa? Tornerà tra una settimana, lo stesso giorno in cui io e altri miei amici partiremo. Quindi in poche parole questo video subirà un ulteriore ritardo minimo di due settimanelle e mezzo. Quindi mi dispiace, ma vi toccherà aspettare. Però vi posso assicurare che quando uscirà sarà comunque una magia, perché infatti in questi due giorni in cui ho cercato di imparare al massimo a governare, ad amministrare, ad utilizzare questa GoPro, ho comprato la fascia per la testa e poi la chest, l'imbragatura per il petto. E vi posso assicurare che mentre si gioca a calcette e a tennis escono dei video che sono un qualcosa di magico, perché infatti l'ho già registrato. Comunque ragazzi, io so che voi state sentendo tipo strapoco, perché infatti sto utilizzando il microfono della GoPro, che però adesso si trova, diciamo, nella sua scatolina, se possiamo così chiamare, non so, nel suo primo supporto, se possiamo così definirlo. Quindi diciamo il microfono è come se fosse dentro una scatola, appunto stesse registrando qualcosa che è fuori, ecco perché si sente così male. Se invece vedete che tutto treme per col morbo di Parkinson, no, perché è la quinta volta che sto rifacendo questo video, il braccio mi sta andando in cancrena e quindi tremo un po' tutto. Comunque ragazzi, io avrei finito, non ho più niente da dire, quindi mi raccomando, aspettatevi tanti video. Adesso poi passate sulla pagina Facebook, perché in questi giorni dovrò registrare un macello di Pink Pal, dato che poi partirò, quindi devo portarmi avanti. Quindi detto questo,